Ron Woodruff è un elettricista che ha molti punti fermi nella vita. Il primo, essere etero. Il secondo, essere invincibile. Il terzo, potersi permettere il lusso di sgarrare, perché in fondo la vita va vissuta pienamente, prendendosi tutti i rischi del caso. È risultato positivo all'HIV. Signor Woodruff, riteniamo che lei abbia ancora all'incirca 30 giorni di vita. La diagnosi è letale. Disperato ma non abbattuto, l'uomo chiede di poter far parte della sperimentazione dell'AZT, l'unico antivirale conosciuto per combattere la sindrome da immunodeficienza acquisita. Ma la sua richiesta viene respinta. Inizia così una ricerca personale che lo porta a scoprire dei farmaci alternativi, a quanto pare molto efficaci, non ancora approvati dal Ministero e dalla potentissima Food and Drug Administration. La trovo bene! In effetti sono una meraviglia. Ci si può fare una fortuna. Parliamo di Dallas Buyers Club, nuovo lungometraggio del canadese Jean-Marc Vallée, è un'opera che si presta a diverse chiavi di lettura. Va considerata come un atto d'accusa nei confronti dello strapotere delle lobby del farmaco, pronte a monetizzare tutto, anche la malattia. Ti stavo cercando, stella solitaria. Sto meglio, così ci tenevo. E inoltre il racconto puntuale di una precisa epoca storica, in cui nonostante tutto stesse per cambiare, si era ancora arroccati su vecchie concezioni, vecchi ideali. Ma è soprattutto la parabola di un uomo costretto dalla malattia più terribile a cambiare prospettiva e modo di pensare. Chiamami un'altra volta, Ron. E con questa ti regalo il cambio di sesso che desideri da una vita. L'AIDS non è stato solo un morbo mortale, ma è diventato anche il mezzo utilizzato da nuovi e vecchi moralisti per imporre la propria etica e, come mostra benissimo il film, il terreno di scontro tra le grandi multinazionali del farmaco e i sostenitori delle cure alternative. E ve la godrete anche la vita. Questo mandato ci autorizza a sequestrare medicinali. L'opera di Vallée si addentra in questo territorio con gli occhi bene aperti, senza ricorrere a inutili artifici, e ci regala dei momenti di grande intensità e umanità, in cui brillano luminosi i duetti tra Matthew McConaughey e Jared Leto, entrambi candidati all'Oscar dopo aver vinto il Golden Globe. Back down. Signor Woodruff, che cosa sta facendo? La gente sta morendo, e io vi romperò i coglioni finché non sarò sottoterra. Il più ricercato d'America! Even the best of them fall.